amiche, ladies and gentlemen, buonasera. Anche quest'anno ci ritroviamo per fare il punto sugli ultimi 365 giorni passati insieme. E diciamocelo, ne sono successe di cose. Abbiamo iniziato l'anno con una nuova serie, dando la vita ad un nuovo eroe nella cosmogonia del canale, il mai troppo osannato Cucureddu. Abbiamo accompagnato nel suo lungo viaggio all'Ordine all'interno di Dark Souls, che è stata probabilmente la serie più lunga quest'anno di questo canale, se non fosse per la CCW, che come sempre si è protratta per 7 mesi ed è finita anche un po' presto. Comunque ricomincerà anche molto presto, visto che il 10 gennaio daremo il via alla terza stagione con tantissime altre novità e soprattutto la prima novità più grande. Andrà in onda online il giovedì e non il venerdì. Questo perché, come avete già avuto modo di vedere, la programmazione del canale ha iniziato a prendere forma. E così ora abbiamo una live su YouTube al martedì, una su Twitch al venerdì che potrà poi essere vista in replica il sabato della settimana successiva, sempre su YouTube. Lo so, spiegata così non si è capito un cazzo. Ma tant'è! In questo 2018 non solo il canale è cresciuto, ma anche le opportunità che ne sono scaturite. Ho iniziato a commentare tornei di FIFA e l'anno prossimo anche tornei di qualcos'altro, vedremo, per il Computer Point Gaming Team, e in questi casi il cielo è il limite. Da quel punto di vista ci aspetta un 2019 pieno di grandi cambiamenti e di enorme progresso. Io lo spero di gran cuore di poterlo vivere insieme a voi, che quest'anno siete diventati 200 e che mi auguro nel 2019 possiate diventare ancora di più. Quest'anno ho davvero poco da dire e da dirvi, come potete vedere, siamo praticamente arrivati già alla fine, anche perché quest'anno non ho neanche un sondaggio da fare per i giochi da portare l'anno prossimo sul canale. Quindi non posso fare altro che augurarvi un sereno Natale. Chi ha parlato? In basso dove, scusa? In basso? Qui a destra non c'è niente, scusa, non... No, aspetta. Sans! Tu non esisti, cioè non sei reale. Anzi, non sei neanche il vero Sans, perché tu sei una statuetta che ho comprato a 15 euro videoludica. Come fai a parlare? Scusami. Ah, ok. Quindi sei un Sans di un universo alternativo. Quello che mi stai dicendo? Vabbè, te lo vogliamo, facciamo finta che non abbia detto nulla. Cosa vuoi? Sì, sono sicuro. Di Cucureddu abbiamo parlato, della CCW pure, di palinsesto anche. Ho parlato anche del casting. Cosa mi sarei dimenticato? Scusami, pensi di saperlo meglio di me, scusa? No, non ci arrivo. Ah, tu stai parlando della serie di Doom. Ok, sì, hai ragione, infatti avevo detto che l'avrei continuato, però l'hai vista anche tu, l'hai vista. Cioè, non l'ha vista nessuno, scusami. Cioè, uscivano tutti uguali, erano anche una rottura di palle. Ci credo che non ne ho parlato, ho mollato l'idea, scusami, eh. Un'altra cosa. Cosa sarebbe, scusami? Aspetta. Ah, la Pacifist di Undertale. Cazzo. Scusa, hai ragione anche tu. Senti, vedi di non fare troppo lo sgargiullo, altrimenti ti picco le microonde. Altro che you're gonna have a bad time, ti faccio diventare un omelette. Dato che abbiamo finito la prima stagione di Scarponi da Roma, direi che possiamo iniziare da gennaio. Anzi, aspetta, lo annuncio ufficialmente. La Pacifist Run di Undertale comincerà nel 2019 e comincerà sul canale in live. Comincerà esattamente... Ha parlato Bilix, ha parlato. Se sei a livello di Colorado, cosa vuoi? Cosa pensi di essere molto meglio di me queste cose? Arrivederci e buon Natale! E voi invece non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi è piaciuta questa roba... Ma non te ne stavi andando?